siamo qua nel World of Coffee di Rimini con Pietro Rastelli, un proprietario di una caffetteria a Roma. Pietro, raccontaci un po' la tua esperienza. Un'esperienza che io mi sono formato e mi sto formando tuttora a Laika. Lì ho conosciuto il mio trainer, che è l'attuale amico Andrea Matarangolo, e mi sono appassionato a questo mondo della caffetteria a 360 gradi. Tu hai già una caffetteria? Io ho una mia caffetteria di proprietà, però sentivo l'esigenza di dare quel qualcosa in più che mi mancava, e sinceramente aver conosciuto Laika e Andrea Matarangolo mi ha dato quel qualcosa in più. E quindi come hai conosciuto Andrea? Andrea è il responsabile del centro sud dell'Laika. Io ho cliccato su internet, ho visto questo corso, era interessante e l'ho fatto, ed è stata la mia fortuna, perché innanzitutto ho conosciuto un appassionato di caffè. Andrea non è solo un trainer, non è solo un dipendente della caffè, ma è un appassionato di caffè e trasmette questa passione. Quindi da lì è cominciato tutto il mio percorso. E quindi come questo corso ha cambiato la tua forma di lavorare, diciamo? La mia forma di lavorare l'ha cambiata, perché ha stravolto totalmente a 360 gradi tutto il mio lavoro e tutto quello che io conoscevo. Nel senso, lavorare professionalmente a livelli alti non è facile. C'è bisogno di tanta pazienza, tanta conoscenza, tantissima formazione, tantissimo studio. Fino a quel momento ho fatto quello che mi avevano insegnato, e ringrazio le persone che mi hanno insegnato quel lavoro, perché era il loro modo di intendere la caffetteria. Ma negli anni sono cambiate tante cose, tantissime cose, quindi non dobbiamo fermarci. Quello che consiglio io è continuare a studiare, a fare formazione, perché è fondamentale per poi avere una professionalità al massimo. Facci qualche esempio concreto di quello che hai cambiato. Io ho cambiato praticamente, fare un esempio concreto è riduttivo, ripeto, ho cambiato tutto, il modo di estrarre l'espresso, la pulizia della macchina, la pulizia del macina dosatore, la mia professionalità personale, il modo di rapportarmi con i clienti, la formazione anche a livello di contatto, insomma, di parlare con i clienti stessi, di spiegare il prodotto che io vado a servire, che è fondamentale. Certo. Quindi fare una sorta di formazione al cliente. E come è stato percepito questo cambio da parte del cliente? Come sempre c'è una percentuale che interessava al discorso e una percentuale che non era interessata al discorso, ma questo non deve fermare il professionista, anzi deve alimentare la sua fame di sapere e di conoscere, perché ogni persona è fatta a sé, questo lo sappiamo, questo è il nostro mondo, quindi il barista è una sorta di psicologo. Però se tu appassioni anche un cliente, è una conquista. Sono d'accordo. E un'ultima domanda: se tu dovessi dare un consiglio spassionato a un barista che magari è nella tua stessa situazione prima, quindi sta lavorando ma vuole fare qualcosa di più, che consiglio daresti? Il consiglio che do è che innanzitutto non pensiate che ci sia un'età per imparare. Nel senso, a qualsiasi età possiamo essere introdotti in questo mondo. Logicamente è preferibile avere una certa esperienza, la cosiddetta gavetta. Io l'ho fatta, ne ho fatta tanta e sono contento di averla fatta. Perché avere una gavetta significa che il mondo dove tu vuoi entrare è pronto. Quindi tu entri in questo mondo già formato e concludi la tua formazione, quindi chiudi un cerchio. Se questo non c'è, allora diventa tutto più difficile, e non c'è un'età per fare questo. Bisogna formarsi, bisogna studiare e non bisogna fermarsi. Questo è un mondo in continua evoluzione e noi dobbiamo evolvere insieme a lui. Grazie mille Pietro. Prego, grazie. Ti chiedo di dire per conto di Kim Ossenblock una frase, che è: buon barista, buon caffè. Buon barista, buon caffè e soprattutto macchina espresso dalla corte eccezionale.